Graduatorie terza fasciata, l'assistente amministrativo. Nel prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA si potrà presentare domanda anche per candidarsi come assistente amministrativo. Cosa fa? I servizi generali e amministrativi di una scuola si articolano in diverse aree: area del personale, area alunni, area finanziaria, patrimoniale e contabile, area protocollo e affari generali, area magazzino. A seconda dell'area, l'assistente amministrativo si occuperà della gestione di determinate pratiche e procedure. Requisito di accesso: per il profilo professionale di assistente amministrativo è richiesto il diploma di maturità. Punteggio: il punteggio attribuito dipende dal voto conseguito agli esami di maturità. Sufficiente 6 punti, buono 7 punti, distinto 8 punti, ottimo 9 punti. Se il voto della maturità è espresso con altra tipologia di valutazione, bisogna riportare il voto in decimi. Altri titoli valutabili: diploma di laurea sia triennale sia quadriennale, attestato di qualifica professionale relativo alla trattazione di testi e o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici, attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Idoneità conseguita in pubblici concorsi. Certificazioni informatiche digitali. Se ne valuta solo una tra le seguenti: ECDL, nuova ECDL, Microsoft, EUCIP, IC3, MOUSE, Cisco, Packit, EIPAS, EIRSA, Mediaform EQIA, U7 moduli, IDCERT. Servizi valutabili. Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado. Servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali. Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole non statali di qualsiasi ordine e grado. Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole statali, compreso il servizio di insegnamento nei corsi TRACIS e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali. Servizio prestato come modello vivente. Servizio prestato con rapporto di lavoro presso enti locali, alle dirette dipendenze di amministrazioni statali e nei patronati scolastici.